La sicurezza sugli autobus non può essere sempre garantita. Fase 2 si torna al lavoro, ma un nodo da sciogliere rimane quello della mobilità. Sono tantissimi infatti i pendolari che ogni mattina dovranno utilizzare un mezzo pubblico, che potrebbe rivelarsi un luogo a rischio dove poter contrarre più facilmente il coronavirus. Ma anche il trasporto pubblico si sta organizzando. E la seconda fase, come abbiamo con grosso anticipo accennato, creerà oggettivamente delle difficoltà, avrà bisogno di aggiustamenti per fasi successive, perché è necessario trovare delle sintesi con tutte quante quelle che sono le organizzazioni verso le quali il trasporto pubblico si rivolge. Sugli autobus potrà salire un numero ridotto di utenti. Se prima il mezzo aveva una capienza di un'ottantina di persone, adesso potranno accedervi solo una dozzina di passeggeri, muniti di guanti e mascherina, così da poter rispettare la distanza sociale anche sul bus. Potrebbe essere necessario la prenotazione per quello che riguarda i soggetti che vogliono utilizzare gli autobus. Il problema però è che non è così scontato che tutte le misure di precauzione vengano rispettate dalla popolazione. Al momento TUA non può garantire che sugli autobus non si creino situazioni potenzialmente rischiose, rischi ai quali molti lavoratori saranno comunque costretti a esporsi. Chi si occuperà di quelle che possono essere le sanzioni rispetto a coloro i quali non avranno il presidio individuale sull'autobus oppure vorranno salire per forza? Naturalmente, diciamo così, non abbiamo gli strumenti interni, è evidente che gli autisti non possono diventare poliziotti perché non ne hanno titolarità, e neanche è pensabile che chi è veramente poliziotto si metta a fare quest'altro tipo di attività perché lasceremo sguarniti presidi altrettanto importanti per quella che riguarda la società.